Colleghe e colleghi, il mio auspicio è che nel giro di pochi anni questa Commissione non avrà più necessità di esistere, perché questo significherà che noi avremo messo in campo un'azione politica e strategica così forte da debellare definitivamente il fenomeno delle mafie, da togliere alla mafia l'ossigeno e da fare in modo che la mafia non esista più. E se riusciremo a raggiungere questo obiettivo, potremmo festeggiare la vittoria dello Stato, delle istituzioni e della democrazia. Oggi però è stringente la necessità di costituire la Commissione per creare una forma di raccordo fondamentale tra il legislatore e le forze inquirenti. E difatti la Commissione è un incubatore in cui far confluire tutte le problematicità, le esperienze che quotidianamente la magistratura e le forze dell'ordine, al cui lavoro coraggioso e proficuo va il nostro più sentito e pieno ringraziamento, soprattutto oggi. E rispetto alla società civile, più in generale a tutti coloro che ogni giorno si impegnano sul territorio per contrastare le mafie. E un plauso particolare voglio rivolgerlo a Libera, che ogni giorno con fatica e coraggio si impegna sul territorio per creare contrasto alla mafia e in nome di una giustizia sociale. E questo, Presidente, per me è un momento importante per esprimere tutta il mio più sentito ringraziamento al lavoro che abbiamo svolto. Però vorrei che la Commissione d'inchiesta parlamentare per la lotta alle mafie e alle altre associazioni criminali, anche straniere, non sia solo un luogo di indagine, di studio e di verifica del fenomeno mafioso, ma vorrei che fosse un laboratorio in cui creare degli strumenti idonei da offrire al Parlamento per contrastare per davvero le mafie. E questa non è né una visione ingenua e né uno slancio di ottimismo, signor Presidente, ma piuttosto un sano pragmatismo, strategico direi, perché combattere le mafie significa dare linfa vitale al sistema produttivo e all'economia del paese e riuscire a prosciugare le risorse della criminalità organizzata e destinare un'economia utile ad uno Stato sano ci consente di fare cassa. E questi soldi possono essere ben utilizzati se utilizzati appunto in piani di investimento, di messa in sicurezza delle scuole, degli ospedali, delle strade e delle infrastrutture. Penso che liberare dai condizionamenti mafiosi la disciplina dei contratti, così come il sistema degli appalti, possa significare migliorare la nostra economia e dare linfa vitale al sistema produttivo italiano, con particolare attenzione alla salvaguardia di principi fondamentali, quali ad esempio il principio di libera iniziativa privata e di libertà di concorrenza nel mercato, così come di accesso al credito. E questa, signor Presidente, è una questione di strategia, perché la mafia soffoca il lavoro, soffoca la democrazia e soffoca la libertà. Il fenomeno delle mafie nel corso degli anni ha avuto un'evoluzione tale da infiltrarsi anche in zone geograficamente diverse dal sud e si è insinuato nel sistema sociale ed economico delle aree più settentrionali del nostro paese. Mi riferisco per esempio alla Lombardia, che si colloca al quinto posto per la presenza mafiosa, ma certo non possiamo dimenticare la Toscana, il Veneto, l'Emilia-Romagna. E se c'è stata una tendenza del fenomeno mafioso a spostarsi verso il nord, certo bisogna ricordare che, ad ogni modo, la più naturale geolocalizzazione di tale fenomeno è purtroppo il sud, in cui interi pezzi di territorio in taluni contesti sono sotto il controllo diretto della criminalità organizzata. E mi consenta, Presidente, di rivolgere un pensiero al mio Molise, perché dall'ultima relazione depositata, presentata alla Camera dalla DIA, è emersa una significativa presenza del fenomeno mafioso anche nel mio Molise.
Voltarsi dall'altra parte significa diventare complici e noi questo non lo vogliamo. Abbiamo il compito di vigilare e voglio utilizzare una celeberrima frase del giudice Falcone. La mafia, come tutte le cose umane, ha un inizio e ha una fine. E non possiamo consentire che la mafia, col suo complesso e organizzato sistema di complicità, di delitti, di violenze e di ricatti, si sostituisca all'autorità legale. E né possiamo consentire che la criminalità organizzata metta in ginocchio interi settori dell'economia alterando il sistema dei prezzi. Sia questo il motivo perché dobbiamo mettere necessariamente al centro della nostra agenda politica la lotta e il contrasto alle mafie. E sia questo il motivo per cui tale istituenda commissione debba avere un ruolo primario in questo nostro lavoro. E sia anche questo il motivo per cui noi, di Liberi e Uguali, nonostante dei limiti di timidezza che pur sono stati messi ben in evidenza da chi mi ha preceduto nel dibattito politico rispetto ai suoi poteri, limiti che noi abbiamo reso oggetto di emendamenti inopinatamente respinti, voteremo a favore dell'istituzione della Commissione, sperando che nel suo passaggio al Senato si possa migliorarne il testo. Grazie. Grazie, ha chiesto di intervenire il deputato Donzelli, prego. Grazie Presidente.